Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto dal vostro Ivan Sortino, benvenuti sempre sui nostri canali. Bene, stamane vi parliamo direttamente dall'Istituto Paolo Calleri, perché finalmente vi sarà il taglio del nastro, l'inaugurazione delle cucine, le famosissime cucine che da tanto tempo erano attese dagli studenti per il loro utilizzo, e finalmente stamane il tutto si concretizza. Presente ovviamente il presidente della provincia Nicola Bono, poi abbiamo anche il consigliere provinciale Nicola Iacono, ai tempi l'assessore dottoressa Ignaccolo, in rappresentanza del comune di Pachino l'assessore Russo, vi è anche il sindaco della città di Porto Palo di Capopastore, e poi le varie istituzioni, i vari personaggi importanti della nostra città. Bene, quindi seguiteci e finalmente dopo tanti video che anche noi abbiamo realizzato in passato, dove i ragazzi protestavano perché le cucine non erano in funzione, da oggi ragazzi buon lavoro e buoni piatti. Oggi è la conclusione un po' di questi lavori, frutto, ripeto, dell'impegno della professoressa Ignaccolo e del sottoscritto al Consiglio Provinciale. È una di tante quelle opere pubbliche che sono state intraprese in questo quinquennio. Tra l'altro l'augurio è che a breve anche altre opere pubbliche, quale la manutenzione straordinaria di parecchie strade provinciali, dove considerate arterie importanti per i nostri produttori agricoli, vede la Pachino Scivolaneve, che fino a pochi giorni fa c'è stato così un summit della provincia regionale. Mi dispiace che il consiglio comunale, o meglio l'amministrazione comunale, non abbia partecipato a questo tipo di ragionamento, ma purtroppo sta a significare che il nostro territorio, nonostante sia indietro anni luce rispetto a tanti altri territori, dove c'è la necessità e il bisogno di fare quadrato per portare avanti le istanze logiche e giuste della nostra città, ma bisogna comunque sempre combattere con le avversità di soggetti che non gli sta a cuore questo territorio. Oggi noi inauguriamo la realizzazione di due progetti, e i progetti sono: uno relativamente alla sistemazione delle aule multimediali, delle sale cucine, che non potevano essere utilizzate, e quindi l'istituto addirittura doveva affrontare un disagio, perché affrontando anche un costo che noi compensavamo come provincia, il ristorante, per poter fare l'esercitazione di cucina, e quindi era un disagio eccezionale anche dal punto di vista economico. Quindi la realizzazione di quest'opera, quindi l'utilizzo delle cucine, ci dà la possibilità di offrire un servizio ottimo per i ragazzi, e soprattutto anche una diminuzione dei costi per la provincia, perché pagava il ristorante. Ringrazio il dirigente scolastico Bisonte per l'affettuosa accoglienza e per le cose che ha detto. Io sono contento di essere qua stamattina, perché inaugurare opere sta diventando un vizio della mia amministrazione. Questa è la sesta dell'anno, è la trentesima da quando abbiamo iniziato, a dimostrazione che si può anche fare buona amministrazione nel nostro paese, contrariamente alle opinioni, visto che noi siamo sempre stati la terra delle incompiute, perché da noi basta che ci si toglie di responsabilità quando si finanzia un'opera, poi se viene completata non gliene frega niente a nessuno, e viene lasciata così irrisolta. In questo caso non potevamo sfuggire intanto alla nostra tradizione di pensare, ideare, finanziare e realizzare le opere e poi inaugurarle, ma siamo stati accompagnati in questa nostra buona pratica amministrativa da alcuni angeli custodi, l'ho ricordato il preside, ma voglio ricordare anch'io e ringraziare il consigliere Iacono, che è stato sempre attentissimo in tutte le vicende del territorio, e in modo particolare nei confronti di questa scuola. Non è la prima volta che vengo per dare riscontro in questo. L'assessore Pina Ignaccolo, mia compagna di scuola, che ho ritrovato
con tanto piacere come collaboratrice attenta, leale e molto efficace nella sua azione amministrativa, che ovviamente tra l'altro era proprio del ramo collegato all'argomento di cui stiamo parlando, ha fatto molto per perorare questa causa. L'assessore Zocco, che è assente stamattina, è giustificato perché c'era una riunione in prefettura e la provincia non poteva che essere presentata dall'assessore al ramo, ma devo ringraziare in modo particolare un rompiscatole costituzionale che è il professore Cicciarella, perché è veramente uno che ti toglie la vita perché non ci ha fatto dormire la notte, non solo su questa questione, su tutte le questioni che riguardano la scuola e devo dire anche il territorio. È veramente una persona attenta, un vecchio amico di ultra quarantennale conoscenza, che vedo sempre con piacere e che è sempre molto attento a tutte le questioni. Forse l'ultima cosa, Presidente, hai dimenticato, era proprio quello. Ringraziamo il Presidente perché ci ha concesso il contributo per acquistare l'autobus. È stato così, praticamente, diciamo, però grazie Presidente, un applauso al Presidente. Grazie. Ora risulta ufficialmente, insomma. Corsico, un piccolo pensiero per lei, un piccolo pensiero per l'architetto e un piccolo pensiero anche per il Presidente. Grazie. C'è due sopravvissuti. È un soggetto da te. Pronti? Senza prete, via. Io faccio parte. Auguri. La cucina nuova.